Che cosa ci fai qui? Perché Crane ti ha rinchiuso? Non saluti? Dimmi. E se per caso non volessi? Darò fuoco a ogni pianta di Gotham. C'è stata una riunione. Che riunione? Erano tutti là. Pinguino, Due Facce, Enigma. Anche la povera Harley. Lo spaventapasseri aveva un piano. Ti avremmo fatto fuori tutti insieme e Gotham sarebbe stata nostra. Sul mio cadavere. Credo che l'idea fosse quella. Gli ho detto che non ero interessata a patetici giochi da umano. E quando mi sono svegliata, ero rinchiusa in quella stanza. Sfortunatamente per lui, sono immune alla sua lurida tossina. La natura vince sempre. Non imparerà mai? Ora tu vieni con me. Bastava chiedere. Che succede? Via, via, via! Bersaglio trovato, signore, all'angolo. Non ti muovere! Sei sicuro che sia lui? Confermato, è Batman. Sir, il blindato di supporto non ha nessuno a bordo. Bene. Credevo che fosse dura, invece è bastato un blindato. Cannone da 60 mm operativo. Antisommossa attivato. Batman, ho avvistato altri 6 carri senza pilota in arrivo attraverso Chinatown. Saranno lì a momenti. Dobbiamo andare. Il campione degli eufemismi è tu. Oracle, devo sapere da dove arrivano quei blindati. Ho individuato elicotteri da trasporto diretti verso la città. E ne arrivano altri. Attivare la diagnostica armi della Batmobile. Ora si va in guerra. Apriamo le danze. Quando avremo finito, lo spaventapasseri non avrà una Gotham da gassare. Simulazione attivata. Test diagnostico dei sistemi di energia dell'arma attivato. Fase 1. Distruggere i bersagli per caricare l'energia dell'arma e attivare batteria di missili. Batteria di missili livello 1 pronta. Fase diagnostica completata. Fase 2. Caricare a livello 2 batteria di missili. Distruggere fino a 4 bersagli insieme.
Batteria di missili livello 2 pronta. Fase diagnostica completata. Fase 3. Se si subiscono danni, l'energia dell'arma si scarica. Caricare a livello 2 batteria di missili e distruggere 4 bersagli attivi per completare il test. Missili livello 2 pronta. Test diagnostico completato. Simulazione completata. Batman, vedo un mezzo di trasporto che scarica altri blindati ai Panessa Studios. Ho avvisato la polizia di ritirarsi dalle strade. Ci sto andando adesso. A tutte le unità. Qui è il commissario Gordon. Abbiamo numerosi blindati ostili schierati in città. Gotham è sotto attacco. Voglio che tutti rientrino al commissariato. Non siamo attrezzati per affrontare quel che c'è là fuori. Grazie a Dio qualcun altro lo è. Jim, i tuoi possono riprendere le pattuglie. Blindati sistemati. Grazie a Dio. Speriamo che siano gli ultimi. Non contarci. Prepara una cella di isolamento nella prigione della polizia. Sto arrivando con Ivy. Come da sua richiesta, ho preparato una serie di simulazioni diagnostiche per testare le varie funzioni della tuta e della Batmobile. Scelga il programma che fa il caso suo e il Bat Computer fornirà un indicatore di navigazione. Ci prenderà! Nessuna speranza! Felice di averti qui, Batman. Portala ai piani inferiori, zona di isolamento. Che diavolo! Non sparate! È Batman! Cos'è quello? Stavi scherzando? Credevo fossimo sotto attacco. Novità nell'analisi della tossina della paura? Ci vorrà ancora un po'. Passa alla torre dell'orologio quando puoi e ti mostro cosa ho scoperto finora. Dove hai imparato a guidare? Lo spaventapasseri ti schiaccerà, Batman! Sul serio? Perché ti dai pena per questi sacchi di carne?
Disordini? Siamo in stato di guerra e non abbiamo né gli uomini né l'equipaggiamento. Bene, guarda chi c'è. Ivy, una preoccupazione in meno. La cella di isolamento è pronta. Bene, vedo che ne fai buon uso. Oh, bene, un'altra cella. Ti senti più sicuro adesso che sono rinchiusa? Ma purtroppo la situazione è questa. È stata Harley a farmi evadere da quella cella a Bladeven. Perché non provi ad arrestare lei? Rinchiudermi è un segno di disperazione, Batman. Lo vedo nei tuoi occhi. Tu hai paura. Perché perdi tempo ad aiutare queste patetiche creature, così primitive rispetto alla consapevolezza vegetale? Sai che queste pareti non mi tratterranno a lungo, ma se l'idea ti rassicura, ti concederò questa fantasia per ora. Non puoi rinchiudermi qui come un umano. Rinchiudermi è un segno di disperazione, Batman. Lo vedo nei tuoi occhi. Tu hai paura. Siamo in inferiorità in termini di armi e di uomini, ma muovendoci bene possiamo farcela e riprenderci la città pezzo per pezzo. Abbiamo pattuglie in cerca dello spaventapasseri a Bristol, Kingston, Drescher, Otisburg e Port Adams. Abbiamo in cielo una mezza dozzina di elicotteri, ma non vi illudete che sia tutto sotto controllo. Finché non sapremo con cosa abbiamo a che fare e non avremo indizi su Crane, la priorità... Dopo quello che è successo con il protocollo 10, scommetto che l'autista ci fa causa e vince. Non è il solito genere di armi della feccia di Gotham. Non è neanche il solito genere di feccia. Puoi dirlo forte. Ci sono volute 4 persone per ficcarlo in cella e con un braccio rotto. Tu stai bene? Ah, tesoro? Ci sei ancora? Diavolo! Mia moglie, Batman, voglio sapere se sta bene. Non riesco a credere a come tutto è cambiato in fretta. Era un turno normale in una giornata normale e ora è questo. Una granata a gas esilarante, una trappola e una mazza da baseball. Tutti usati da Arlene Quinzel, alias Harley Quinn, durante un recente assalto al commissariato di Bloodhaven. Pare che Crane abbia mandato Harley a liberare Poison Ivy alla prigione di Bloodhaven. Una maschera nera di... maschera nera, alias Roman Sionis. Non si è mai ripreso dalla notte delle rivolte di Blackgate, quando apparve Joker. Roman era un criminale vecchio stile. Joker, non so cosa fosse. Talia. Mi dispiace. Una mitraglietta, usata da Peyton Riley, detto il ventriloquo. O forse l'arma è della marionetta. Non ho mai capito chi manovrasse chi. Maschera e giubbotto di Anarchy, al secolo Lonnie Machin. Non ero ancora poliziotto quando cercò di colpire Gotham. Nessuno lo ha più rivisto, nessuno sa dove lo tengano. Immagino che il governo non veda di buon occhio gli anarchici. Un'arma elettrica usata da Batman alias... Non vogliamo saperlo. Batman l'ha lasciata qui con le altre prove di Arkham City. È bello avere l'attrezzatura di Batman nel deposito prove. Spero non la voglia indietro. Due guanti folgoranti indossati da Electrocutioner, alias Lester Buczynski. Joker l'aveva arruolato la notte delle rivolte di Blackgate, poi l'ha ucciso. Dicono che Batman li avesse presi in prestito prima di consegnarli. Credo preferisca picchiare la gente alla vecchia maniera.
Un fucile e due pistole da polso, proprietà di Floyd Lawton, detto Deadshot. Un altro che abbiamo dovuto liberare alla chiusura di Arkham City. Beh, senza per questo ridargli i suoi giocattoli. Un collare elettrico del manicomio di Arkham. Era di Killer Croc, alias Waylon Jones. L'abbiamo trovato nelle fogne di Arkham City. Pessima notizia, visto che avrebbe dovuto tenerlo sotto controllo. Due spade cerimoniali usate da Rush, cioè Raj al Ghul. Le abbiamo trovate in fondo alla Wonder Tower, la notte del protocollo 10. Erano coperte di sangue, ma nessun corpo. Un orsetto di peluche e un contenitore di Titan, appartenenti a Bane, alias sconosciuto. Dopo la rovina di Arkham City, l'abbiamo liberato. Era fuori di testa, in crisi di astinenza. Indovino? È andato a disintossicarsi da qualche parte. Quando torna, non sarà contento. Una fiala di Titan, una dentiera molla esplosiva, un paio di veri occhiali a raggi X, una pistola giocattolo caricata con una bandierina e 5 proiettili. Tutti usati da Joker, solo nome conosciuto. Che razza di giocattoli. Sono felice che nessuno li userà più. Un cilindro su misura, indossato da Jervis Tetch, detto il cappellaio matto. È matto davvero. Ad Arkham City ha cercato di ipnotizzare Batman. E Batman l'ha mandato a quel paese delle meraviglie. Che nervi lasciarlo andare. Quel pazzo dovrebbe stare dentro. Una marionetta da ventriloquo chiamata Scarface. Non è l'originale Scarface, è un'imitazione di Joker. Non chiedermi perché, ma il clown ha un debole per queste cose sinistre. Un raggio congelante, usato da Mr. Freeze al secolo Victor Freeze. Non possiamo più usarlo da quando il commissario ci ha scoperto a farci il gelato. Freeze non si è più sentito da quando ha lasciato Arkham City. Forse Batman l'ha fatto ragionare. Una selezione di parti del corpo di Warren White, alias Grande Squalo Bianco. White ha chiesto l'infermità mentale, si è fatto spedire ad Arkham e lì ha perso qualcosa di più della ragione. Il nuovo look non è male, devo ammetterlo. Per me dovremmo usare queste armi invece di lasciarle a prendere polvere. Potrebbero pareggiare i conti. Sa il cielo quanto aiuto ci serve. Allora potresti iniziare a dirmi la verità. Lo spaventapasseri non sta agendo da solo. È troppo. È in tutta Gotham. Nemmeno Joker riuscirebbe a farlo. Tempo per questo. Vaffanculo. Dannati burocrati. Siamo rimasti soli. Possiamo cavarcela, Jim. La situazione? Abbiamo incidenti in ogni punto della città. Cash, dacci un resoconto. Va bene, vediamo. Prima cosa, abbiamo perso i vigili del fuoco della stazione 17. Abbiamo le ultime coordinate, ma non sopravviveranno a lungo se lasciati soli. Poi c'è questo, un caso strano. Ritrovano un corpo. Non c'è stato tempo di indagare prima dell'evacuazione, ma la scientifica sembrava sconvolta. Roba brutta. Ci sono anche stati avvistamenti dell'enigmista intorno allo scalo ferroviario. Conoscendo il tipo, sicuramente trama qualcosa. So che hai da fare, ma qualunque aiuto tu possa dare salverà delle vite. Niente paura. Ho chi cerca lo spaventapasseri. Vedrò che posso fare. Ottimo. Ho mandato degli uomini a Gotham Sud e Ovest. Li raggiungerò quando avrò finito qui. E troveremo quel figlio di puttana. Fernandez, sono Gordon. Aggiornami. Ci penserò dopo. Lo spaventapasseri ha la priorità.